27-30 marzo a Milano, annotatevi questa data, è quella del Photoshow, l'annuale fiera della fotografia che si tiene nei padiglioni di Fiera Milano City. Una grande vetrina dove si potranno toccare con mano le novità che vi abbiamo presentato nei mesi scorsi e altre che forse verranno presentate nei prossimi giorni. Ma Photoshow non è soltanto una fiera di macchine e attrezzatura fotografica, è anche una grande festa. Ci saranno mostre importanti, si potranno fotografare su set professionali seguiti da esperti e molto altro ancora. Al Photoshow ci saremo anche noi con un nostro stand per seguire al meglio l'avvenimento. Veniteci a trovare e soprattutto seguite le prossime puntate di Video 7. Vediamo adesso l'intervista di Edo a Emanuele Costanzo di Photocult. E adesso sentiamo Emanuele Costanzo, direttore ed editore di Photocult, che cosa ci ha preparato nel numero che è in edicola e che cosa ci preparerà per il prossimo Photoshow di Milano. A te Emanuele. Ciao Edo, buongiorno a tutti. Sì, colgo anche questa volta l'occasione per farvi vedere la copertina del numero che è da pochi giorni in edicola, il numero di marzo, che è ricco come nostro solito di articoli e di spunti tecnici. In particolare segnalo il test della nuova ammiraglia Nikon, la D3X, una full frame da 24 milioni di pixel, che ha spostato il segno in avanti, colmando qualunque lacuna restasse con la concorrenza e in alcuni casi addirittura ponendosi come pioniera, avendo risolto egregiamente alcuni problemi tipici. Scusa Emanuele se ti interrompo, parlando di Nikon, si parla, si vocifera, si insinua che ci sarà prossimamente una nuova Nikon, tu sai qualcosa? Sinceramente no, mi aspettavo qualche novità, qualche scoop dal PMA che si sta tenendo in questi giorni negli Stati Uniti, ma non so ancora nulla. Difatti niente. Si vociferava anche di addirittura di una fotocamera medio formato, ma penso che siano più leggende metropolitane che altro. Anche se in realtà spero di essere smentito, perché sarebbe un giocattolo fantastico. Bene, senti, no, scusa l'interruzione, andiamo pure avanti con quello che mi avevi... Figuriamoci. Sempre nella zona tecnica abbiamo condotto il test in parallelo di due zoom professionali della Sony, il 24-70 firmato Zeiss e il 70-200 entrambi con luminosità f2.8, ed è interessante notare come nonostante il prezzo del telezoom 70-200 sia superiore a quello dello Zeiss 24-70, le prestazioni dello Zeiss siano complessivamente superiori. Questa testimonianza del fatto che nell'era digitale è molto importante la freschezza del progetto, e lo Zeiss è stato progettato per il digitale, mentre il 70-200 è una riedizione del pur valido, non diciamo che assolutamente è un obiettivo scarso, tutt'altro, Minolta 70-200 2.8. Sottolineerei anche l'articolo scritto dal validissimo Lucio Mandarini sulle aberrazioni ottiche, cosa sono, la loro natura, le cause e quali effetti hanno sulle immagini, e magari anche qualche soluzione per cercare di contenerle o di rimuoverle integralmente. Ovviamente anche la parte artistica, abbiamo approfondimenti, articoli e interviste con autori del passato. Del passato col tavolino, col tavolino tra gambe. Del passato no, quelle sono ovviamente approfondimenti di carattere storico, e invece interviste con realtà emergenti come Graziano Panfili, Sergio Mantello, ovviamente, ma punterei l'attenzione anche sulla retrospettiva su Ugo Mulas. E chiuderei con, appunto, come dicevi tu, con l'annuncio della nostra presenza al Photoshow. Saremo presenti anche quest'anno nell'edizione milanese e accoglieremo tutti quelli che vorranno venirci a trovare, in particolare se saremo ben lieti di valutare il loro portfolio, per cui vi aspettiamo numerosi con un bel faldone sotto il braccio oppure con un CD, visto che saremo dotati di un computer per la visualizzazione dei file digitali. Ecco, e per indirizzare meglio gli eventuali visitatori del tuo stand, in che padiglione sei?
tu mi stai chiedendo il padiglione, ma penso che sarà il D1. Perfetto, perfetto, va bene. Per essere D1. a 20 giorni. Per essere a 20 giorni dalla fiera dovrei essere un po' più preparato, ma non sono sicuro. Comunque siamo vicini ai nostri colleghi dell'editoria, nella sezione dedicata alle riviste. Perfetto. Allora, alla prossima, anzi più che alla prossima, al A presto Photoshop. e al Photoshop. A presto e al Photoshop. Buona giornata. Grazie, ciao ciao. Un computer alle dimensioni di una tastiera non è un progetto futuribile, ma realtà presentato in questi giorni da Asus. Battezzato col nome di EEE Cablebot, grazie alla tecnologia wireless ultra wideband di cui è dotato, può essere collegato a un qualsiasi schermo TV o a un display LCD. La tastiera del computer pesa meno di 1 kg ed è anche dotata di un piccolo schermo da 5 pollici con comandi touchscreen. Si è chiuso oggi a Las Vegas il PMA, il Salone Internazionale della Fotografia. Al telefono la nostra collaboratrice Beatrice Scudo. Chi si aspettava novità è certamente stato deluso. Le maggiori case fotografiche, come Nikon e Canon, ci hanno fatto vedere le loro collezioni primaverili, di cui Video 7 ha già abbondantemente parlato nei numeri passati. L'unica novità di rilievo è targata Panasonic. Si tratta della fotocamera micro 4 terzi, siglata GH1, versione migliorata del modello G1. La novità della GH1 sta nella possibilità di registrare video in alta definizione, a 24 fotogrammi per secondo in standard P1080. È questo certamente un buon colpo messo a segno dal formato micro 4 terzi. Dal Convention Center di Las Vegas questo è tutto.